Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, la finestra informativa di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di un tema fin troppo trascurato e ci occupiamo di gentilezza e di aziende. E questa tematica della gentilezza viene percepita dai più quasi come un elemento in qualche modo soggettivo, ma non solo, è ritenuto marginale o addirittura in antitesi al concetto di competitività. Il 59% dei manager a capo di un'azienda opta per uno stile rigoroso e austero, ignorando però che la gentilezza declinata in ambito aziendale ha un risvolto economico positivo. E non solo, ne parliamo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento do il benvenuto a Cristina Milani, ambasciatrice di gentilezza e già presidente del World Kindness Movement. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. In studio abbiamo Nunzia Salvatorelli, imprenditrice Aule 3.0 e amministratore della BCC Valle del Trigno. Buonasera. Buonasera, grazie. E ancora Galliano Cocco, e psicosociologo e docente di strategia della comunicazione aziendale della Università Gabriele D'Annunzio. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Partiamo subito con le domande per entrare nel vivo di questa interessante e stimolante puntata. Io porgo la prima domanda alla dottoressa Milani in collegamento, che ha fatto della gentilezza un manifesto e quindi di conseguenza chiediamo come si traduce tutto ciò in ambito di gestione di azienda e di rapporti. Prima però vi specifico che la dottoressa Milani ha una formazione di alto profilo in psicologia applicata anche alla consulenza delle imprese. Nel 1988 ha fondato la Human Engineering System e ha collaborato con il Great Place to Work Institute dal 2011. È presidente di Gentletude Switzerland e Gentletude Onlus, è già presidente, come abbiamo detto prima, del World Kindness Movement. A lei la parola, dottoressa. Grazie mille, grazie per l'introduzione. Dunque sì, la domanda è una domanda molto interessante che richiede, visto quella premessa che ha fatto lei, anche una risposta abbastanza complessa, che però cercherò di rendere più semplice e comprensibile. E innanzitutto la gentilezza che cos'è? La gentilezza non è le buone maniere o la buona educazione, queste dovrebbero essere le basi del vivere civile. La gentilezza è qualcosa di più complicato. Oggi come oggi diventa uno stile di vita. Diventa uno stile di vita perché ci siamo accorti che il paradigma sul quale abbiamo basato, diciamo, la nostra attività negli ultimi 50 anni, quello del consumismo sfrenato, della crescita infinita, non funziona più o comincia a donare dei segni che c'è qualcosa che non funziona. Purtroppo, come l'ha detto lei, la gentilezza non è vista ancora come un elemento distintivo e invece è un elemento importantissimo. Io credo che se applicata nelle aziende sicuramente aiuterà anche dal punto di vista sociale e delle comunità. Perché secondo me la gentilezza può essere applicata in azienda? Perché innanzitutto la gentilezza che cos'è? È la cura, l'attenzione di quello che mi circonda, quindi essere in costante legame con l'ambiente e quindi con l'ambiente anche con gli altri e gli altri esseri viventi. Questo genera che cosa? Genera dei benefici favolosi, perché le varie ricerche lo hanno dimostrato. C'è un aumento del benessere sia fisico che psichico, ma anche, guardate un po', allunga la vita. Ora, io ho creato una similitudine perché le aziende in sostanza di che cosa sono fatte? Prima di essere fatte di tecnicismi sono fatte di persone e le persone passano la maggior parte del loro tempo in azienda, quindi applicare la gentilezza in azienda può portare avanti quei benefici che noi
noi come esseri umani lo abbiamo, se lo applichiamo solo gli spesi. E per far questo io ho un po' elaborato quello che ho chiamato nel mio libro la metafora dell'azienda individuo, che magari, ecco, che ti ci ha messo in sovraimpressione. Dunque, in sostanza cosa significa? Significa che per poter attivare una cultura aziendale basata sulla gentilezza bisogna lavorare su questi aspetti. Lavorare su questi aspetti significa avere, insomma, anche una certa consapevolezza da parte dell'imprenditore. La consapevolezza innanzitutto che noi come aziende non siamo più separate dal resto, cioè facciamo parte di una comunità, interagiamo con questa comunità, dobbiamo essere in osmosi con questa comunità. Quindi qui entra tutto il tema del rispetto dell'ambiente, dell'economia circolare, della bontà dei prodotti che io vendo in tutti i sensi. Non posso più, non mi è più permesso di raccontare bugie al mio cliente. Poi ci vuole una leadership disposta a partecipare quindi al cambiamento. Cosa significa? Significa che una leadership che non è più separata dai suoi dipendenti, non è più bastone carota, ma non è neanche quelle ultime teorie motivazionali alla Maslow, no? Del soddisfacimento dei bisogni primari. È qualcosa di più, è qualcosa che entra una sorta di osmosi tra la proprietà e i miei collaboratori, e cerco di capire i loro bisogni. E quindi questo è un altro aspetto molto importante. Poi c'è la consapevolezza importantissima delle nuove generazioni. Le nuove generazioni X e Z sono delle generazioni diverse dalla mia, perché sono delle generazioni che sono nate tra due crisi economiche e la guerra al terrorismo. Quindi sono generazioni che vogliono partecipare al bene dell'azienda, vogliono essere artefici di qualcosa all'interno dell'azienda. Quindi ricercano questo, non vogliono più semplicemente, come capitava a me, che era quello di trovare un'azienda che mi tenesse fino al pensionamento, perché questi giovani non hanno più neanche questa sicurezza e per cui vogliono partecipare. E infine un aspetto importantissimo è anche quello del bene comune. E quindi, come dicevo prima, l'azienda non è separata dal contesto, è all'interno di un contesto. Quindi se un'azienda, o comunque il proprietario, l'amministratore delegato si rende conto di questi aspetti, allora capisce che introdurre un clima gentile, una cultura gentile al proprio interno può essere un elemento importantissimo per la propria azienda a tutti i livelli. Poi magari più tardi vedremo anche i benefici. Certo. Certo, ecco. Grazie Milani, prego, ha detteggiato in maniera molto chiara che cosa significa gentilezza in azienda. Non è solo una questione di buone maniere, è un concetto che ha radici un po' più profonde e sicuramente ci rimanda ad una miriade di altre tematiche associate a questa importante, nonché, come abbiamo detto prima, trascurata ipotesi di essere gentili in azienda, non come buone maniere, ribadiamo. Salvatorelli, chiedo, visto tutto quello che abbiamo ascoltato, come si traduce tutto questo in ambito aziendale secondo la sua esperienza? Prego. Ringrazio della domanda, effettivamente è un tema molto dibattuto e un tema che ci coinvolge tantissimo, perché oggi le nostre imprese mettono al centro le persone, perché le persone sono un elemento strategico e quindi dobbiamo lavorare affinché le persone diano il meglio. E come facciamo ad ottenere questo dalle nostre persone? È proprio attraverso l'ascolto, il clima di fiducia che si instaura nelle imprese. Io non potrò mai dimenticare, io sono un'imprenditrice del territorio, di un'azienda familiare, mio padre mi disse dal primo giorno che iniziai il mio lavoro: attenzione, è importante portare ascolto e valorizzare le persone che ti sono accanto. E questo per me è stato un insegnamento, perché devo dire che sono proprio le persone l'elemento strategico, le persone determinano poi il successo, perché nei momenti più difficili di criticità, attraverso i team riusciamo a comprendere quelle che sono le migliori strade da intraprendere.
Inoltre le persone fanno parte dell'organizzazione aziendale. L'organizzazione è l'elemento centrale, durevole di un'azienda, l'identità dell'azienda stessa, e abbraccia quelli che sono proprio la visione, la missione, l'identità, le credenze, le ideologie dell'azienda. Sono la nostra organizzazione, che appunto è formata da persone, che ci consente di cogliere proprio quelle che sono le minacce che arrivano dal mercato e cogliere le opportunità, neutralizzare le minacce, ma cogliere tutte le opportunità. Nella mia esperienza diretta in azienda, appunto, anche quando si tratta di fare nuovi progetti, riusciamo attraverso i team a creare innovazione e fare in modo che le persone, attraverso la fiducia, perché il tema che secondo me è principale è quello di instaurare un clima di fiducia. Perché, come diceva la dottoressa Milani, è la fiducia che rende le persone più disponibili all'ascolto, le persone a dare le loro idee, perché le idee fanno poi la differenza nelle imprese. Le persone sono elemento distintivo di un'azienda, acquisiscono la cultura d'impresa, che è un lento processo di apprendimento, che poi riusciamo a portare sui mercati, per competere sui mercati con le nostre persone, con le loro competenze distintive. E le imprese devono andare verso il mercato per raggiungere il loro vantaggio competitivo, mercati nazionali e internazionali, e sulla concorrenza trovare le maniere per essere più competitivi. Per cui il tema risorse umane è un tema sempre affrontato e dibattuto, ma nella fattispecie la gentilezza è un modo nuovo di portare le persone attraverso il rispetto, la meritocrazia, l'uguaglianza e l'equità in un ambiente sereno, un ambiente disponibile a trovare le soluzioni migliori per il successo delle imprese. Questo modello imprenditoriale, che secondo me oggi dobbiamo perseguire, è un modello che va verso la persona quale individuo e quale elemento strategico delle nostre imprese. Grazie Salvatorelli. La prossima domanda per il professor Cocco, che non solo è docente ma anche autore di libri che riguardano in qualche modo questo tema. Tutto ciò in ambito aziendale, visto che lei è anche consulente, come viene ricondotto e declinato? Allora, grazie per la domanda. Diciamo che le colleghe, la dottoressa Milani e la dottoressa Salvatorelli, hanno in qualche modo delineato un po' una cornice all'interno della quale si muove questo costrutto della gentilezza, vale a dire la cornice del cosiddetto comportamento organizzativo o, diciamo nel nostro linguaggio anche accademico, della psicosociologia dell'organizzazione. Ormai è quasi un secolo che si è scoperto come, a partire da delle ricerche in una famosa azienda, la Western Electric Company, nella periferia di Chicago, come l'interesse e l'attenzione per le maestranze, cioè per gli operai che in quell'azienda producevano relè elettrici, l'attenzione per il personale produceva un aumento appunto di produzione e di qualità nella produzione. Questo cosa significa? Significa che all'interno di un contesto aziendale dove vi è una maggiore attenzione alla risorsa umana, la dottoressa Salvatorelli evidenziava questo dato che noi possiamo tradurre in una immagine, diciamo anche molto metaforica, il cosiddetto iceberg dell'organizzazione, dovuto a un sociologo, Edward Shane, dove noi troviamo i cosiddetti fattori hard, quelli che noi vediamo subito all'interno di un'organizzazione, di un'azienda, di un'impresa, di un ristorante, e poi i cosiddetti fattori soft. Ecco, all'interno dei fattori soft, vale a dire della cultura aziendale, della dinamica di gruppo, della comunicazione interna, a cui, come lei faceva riferimento, ho dedicato il mio ultimo lavoro, all'interno di questa parte nascosta dell'azienda noi troviamo degli elementi che possono facilitare una relazione più aperta, una comunicazione interna più aperta, all'interno della quale va inserito anche il contesto della gentilezza, ossia dell'ascolto dell'altro, come si diceva, potremmo aggiungere anche dell'empatia, delle interazioni proattive. E poi magari vedremo più avanti in che modo possiamo facilitare questo tipo di iniziative. Ambasciatrice Milani, abbiamo ascoltato più volte riferimenti al capitale umano, quindi gentilezza, capitale umano, quindi valore, risorsa.
È misurabile la gentilezza? Se sì, in che modo? Allora, sicuramente misurabile dagli effetti positivi che dona all'azienda la sua applicazione. Quindi noi come esseri umani abbiamo dei bisogni. Se in azienda, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, questi bisogni vengono soddisfatti, allora noi ci troviamo in un contesto ideale e questo contesto ideale ci permette di dare il meglio di noi stessi e quindi di conseguenza di agire anche meglio con gli altri. Per cui sì, sicuramente c'è un aumento della produttività, un aumento della collaborazione, un aumento di quello che è il rispetto reciproco. Non si passa da quello che è l'antagonismo alla collaborazione attiva, quindi un aumento anche del clima aziendale, una migliore reputazione anche aziendale, perché non dimentichiamo che i nostri dipendenti sono innanzitutto ambasciatori dell'azienda dove lavorano, quindi se parlano bene dell'azienda chiaramente l'azienda avrà anche una reputazione migliore. Allora tutto questo va ad aumentare non solo la qualità di quello che è l'azienda, quindi con la reputazione eccetera, ma va anche ad aumentare quello che è sicuramente il business dell'azienda e il suo posizionamento sul mercato. Io credo che questi siano elementi importantissimi, perché laddove la persona non si trova bene, quindi come dicevo prima non ha questi bisogni soddisfatti, chiaramente va a ricercarli altrove. E io credo che, perché non voglio dilungarmi troppo su questo aspetto, perché conosco un'azienda ad esempio di Milano che è la GEICO, che loro da anni hanno basato tutto quello che è la loro politica delle risorse umane sulla gentilezza e sul tema, come diceva prima il professore, dell'empatia, che è poi il motore della gentilezza, e credo che gli imprenditori dovrebbero entrare in quell'ottica un po' delle politiche dominanti del famoso matematico John Nash che aveva esposto sulla teoria dei giochi. Insomma, io quando partecipo, adesso la faccio un po' mia, in un mercato, sì, io il beneficio maggiore lo ricerco se gareggio solo per me stesso, ma lo raggiungo ancora di più se gareggio anche per gli altri. E non dimentichiamoci che noi come esseri umani abbiamo iniziato a evolvere in modo importante proprio in quell'istante che abbiamo iniziato a cooperare. È il concetto di comunità che ritorna, l'uomo al centro in rapporto con tutto un sistema. In questo senso chiedo a Salvatorelli, il sistema Abruzzo come si espone in termini di potere della gentilezza, che è stato in qualche modo così coniato da Andrea Pontremoli, un noto manager ed esperto di queste tematiche. Prego, Salvatorelli. Guardi, diciamo che il tema della gentilezza è un tema che a volte si dà per scontato, ma non è così scontato, perché l'atteggiamento proattivo e di ascolto verso i collaboratori, ma non solo verso i collaboratori, anche verso i clienti, verso i fornitori, tutti coloro che sono poi i protagonisti dell'attività imprenditoriale, dà un valore aggiunto alle imprese. In particolare nella nostra regione stiamo facendo tanto per portare la regione Abruzzo a un livello di sviluppo e a un livello di crescita a livello di occupazionale ma anche imprenditoriale. Riguardo all'aspetto della leadership nelle imprese, la gentilezza è proprio una leadership gentile che deve essere sicuramente adottata, poiché noi i manager e gli imprenditori spesso sono sotto pressione, non riescono a avere quella pazienza necessaria, utile per creare un ambiente gentile, un ambiente rispettoso, dove al primo posto c'è la persona, quindi empatico, proattivo. Ma questo è sicuramente un elemento importante da prendere in considerazione e fare in modo di avere più pazienza e dare la possibilità alle persone di lavorare in un ambiente proattivo e sereno e di fiducia. L'altra cosa che mi preme ricordare è che la gentilezza è a 360 gradi nell'azienda. L'azienda ha un ruolo prettamente economico, quindi generare valore, ricchezza
per le persone che lavorano nell'azienda, ma anche un valore, una responsabilità sociale. Sociale, voglio dire, di sviluppo del territorio dove opera, perché l'impresa è motore del suo territorio e deve generare un circolo virtuoso del benessere del territorio. Nel territorio l'impresa prende la linfa vitale, ovvero le persone, quindi deve restituire e ridistribuire una parte della sua ricchezza nel territorio dove opera. E come lo possiamo fare? Lo possiamo fare stando vicino a quelle iniziative culturali del territorio, stando vicino, dando una mano, un contributo alle attività sportive, ricreative, che creano uno stato di qualità della vita migliore, e anche partecipando ad associazioni di promozione sociale. Io personalmente, alcuni anni fa, il professor Gagliano Cocco ne fa anche parte, abbiamo costituito un'associazione di promozione sociale che si chiama Crea Lavoro Giovani. È stato questo un momento importante, perché con la crisi occupazionale siamo riusciti a sostenere i giovani nella scelta del proprio lavoro, ma soprattutto trovare la loro strada, perché molte volte i ragazzi, i giovani, non hanno consapevolezza delle loro capacità, dei loro desideri. Quindi dei soci senior danno il loro contributo in azioni di tutoring per aiutare i ragazzi a capire qual è la loro strada, qual è il loro desiderio migliore, perché se riesci a trovare un lavoro che è poi quello che ti piace, sicuramente renterai molto di più nell'azienda dove andrai a lavorare, avrai sicuramente successo. E questo è anche grazie a Confindustria, che sta sostenendo questa iniziativa attraverso percorsi nelle aziende del territorio, quindi stiamo lavorando con i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. Decisamente, questo è lodevole come iniziativa. Professor Cocco, è stato chiamato in causa, tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso si incastra perfettamente e va in sintonia con un approccio costruttivo. Come possiamo tessere effettivamente le basi per impostare, dal punto di vista pratico, oggettivo e concreto, un clima di gentilezza in azienda? Ci dia qualche consiglio, qualche esempio. Se avessi a disposizione la metà del mio corso universitario, cioè circa 36 ore, potrei illustrare al meglio. Ok, battuta a parte, che qui le variabili in ambito lavorativo su questo tema sono due. Una è la variabile individuale, l'altra è la variabile organizzativa, come è stata più volte sottolineata dalle colleghe. Sulla variabile individuale, vale a dire la gentilezza, la comunicazione proattiva, la relazione positiva con gli altri, è una variabile che affonda molto le radici nella struttura di personalità delle persone. Okay? Vale a dire, ci sono persone che hanno un maggior grado di aggressività, di ironia negativa, di sopraffazione sugli altri, per tanti motivi, ovviamente non è qui l'ambito per approfondirla. E poi però c'è la variabile organizzativa, vale a dire il clima, la leadership, come è stato sottolineato, anche la struttura stessa del lavoro, l'organizzazione del lavoro. Allora, sulla variabile individuale, soprattutto quando siamo in presenza di lavoratori, di persone già strutturati, cioè per esempio già avanti con l'età, diventa molto più difficile intervenire, anche se si può intervenire, poi dirò come. Sulla variabile organizzativa invece molto dipende dalla proprietà, diceva la dottoressa Milani, dal management, vale a dire da chi gestisce poi tutta la struttura organizzativa. E lì, anche lì si può intervenire. Qual è la parola chiave? La parola chiave è la formazione, perché noi non possiamo intervenire sulla struttura di personalità di base, ma con la formazione possiamo porre all'attenzione delle persone queste tematiche, che hanno un risvolto quantitativo, cioè hanno un risvolto di efficacia e di qualità nel prodotto servizio che l'azienda eroga rispetto al proprio mercato. Quindi ovviamente formarsi, essere in grado di cogliere i vari input per trasferire
al contesto lavorativo e non solo, perché abbiamo visto che da una parte ci sono le persone che interagiscono con l'ambito lavorativo, però poi queste persone dopo hanno altri rapporti in seno familiare e in ambito sociale con altre persone, quindi diciamo che una politica di gentilezza attuata in modo corretto è un moltiplicatore poi di efficienza su vari piani. Dottoressa ambasciatrice che ci ascolta, Milani, ci dice come si diventa ambasciatori di gentilezza? Ho letto che è possibile diventarlo e poi quali sono i riscontri che avete da questo punto di vista? Beh, dunque, negli ultimi anni c'è un notevole aumento di persone che vogliono dedicarsi al bene comune, pertanto riceviamo diverse adesioni sul nostro sito dell'Associazione Gentiletude, potete vedere appunto il percorso che bisogna fare. È chiaro che è un percorso in salita perché, come ha detto lei, siamo un po' ancora controcorrente e l'hashtag gentilezza non ha ancora tantissimi followers. Sarebbe bello avere delle aziende, perché? Perché le aziende promuovono quello che noi chiamiamo il sasso nello stagno, quindi lanciando il sasso nello stagno si promuovono quei cerchi che poi diventano tantissimi. Perché? Perché le persone che lavorano in azienda poi vanno a casa, vivono in una comunità e quindi se stanno bene nel contesto aziendale portano questo benessere, questo allone di positività nella loro famiglia e di conseguenza i loro familiari nei loro contesti. Quindi le aziende potrebbero essere delle grandi ambasciatrici di gentilezza, per cui noi siamo molto aperti a queste eventuali candidature, però tutti lo possono fare, non bisogna fare chissà che cosa, bisogna sottoscrivere una carta dei valori e poi per un anno cercare di fare qualcosa legato ai temi che noi proponiamo e dopo quell'anno mandarci un po' il loro riassunto e da lì poi nasce insomma tutta una serie di aspetti che è legato al fatto di essere un ambasciatore. Bellissimo, bellissima iniziativa. Professor Cocco, chiederei a lei di fare una chiosa per appunto sigillare questa bella puntata. Prego. Sì, la mia chiosa riguarda voi. Perché? Perché siamo nella più seguita rete televisiva regionale non, e allora io aggiungerei a quanto è stato detto prima da me, dalla dottoressa Salvatorelli e dalla dottoressa Milani, che un ruolo fondamentale hanno i media nella vastissima accezione che oggi abbiamo. Per quale motivo? In un minuto. Noi oggi viviamo in un contesto caratterizzato da molta negatività, crisi, poi questo anno maledetto, la pandemia, l'ambiente che si va depauperando, eccetera. E quando le notizie sono negative, e qui il ruolo dei mass media sono cavalcate ulteriormente in maniera negativa, cosa accade all'interno del nostro cervello? Noi mettiamo in atto il cervello arcaico rettiliano, che è quell'aspetto del nostro cervello che ci fa difendere, e quando siamo sulla difesa siamo aggressivi e non siamo gentili. Quindi il ruolo dei mass media in questo senso è fondamentale, oltre alle altre variabili già enumerate. E quindi lei propone certamente una dose ulteriore di attenzione nella impostazione e la comunicazione della notizia, pur nella consapevolezza ovviamente che bisogna tenere desta l'attenzione e riportare, trasferire tutto quello che accade puntualmente, altrimenti chi si occupa di comunicazione andrebbe in qualche modo in deroga alla propria mission, quindi è sempre, sempre molto difficile. Però tuttavia abbiamo capito che è possibile ipotizzare nuovi paradigmi di rapporto sia in azienda sia a livello relazionale in società, nelle famiglie, per impostare una nuova modalità di impresa costruttiva, possiamo così dire. Siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ovviamente ringrazio chi ha voluto seguirci, senz'altro ringrazio gli ospiti, in collegamento Cristina Milani.
E in studio Nunzia Salvatorelli e Galliano Cocco. Ringrazio ovviamente la regia di Andrea Di Fabio. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.